Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico, presidente della commissione monocamerale sugli infortuni sul lavoro, per parlare di un caso, diciamo, che è balzato agli onori della cronaca, che riguarda un corriere di Amazon che non è riuscito a consegnare 150 pacchi in un giorno, in 6 ore. Ed è stato licenziato perché non è riuscito a portarli tutti. Ricordo che per Amazon questo è un momento, diciamo, di ultra promozione, perché lanciando la sfida a un altro colosso delle vendite online, Temu, Amazon sta vendendo in questo periodo a prezzi stracciati, però a farne le spese sono anche i corrieri. Allora, onorevole Gribaudo, questa storia la sorprende considerando che il ragazzo era anche un sindacalista? Beh sì, drammaticamente devo dire che sui temi della logistica spesso assistiamo a delle tensioni molto forti, perché se posso dire c'è un generale ricorso poi alla logica degli appalti, perché ricordiamolo, questo lavoratore peraltro era il subappalto di Amazon, quindi c'è anche un tema legato alla gestione e alla compressione dei tempi appunto di consegna, dei tempi di lavoro e dei contratti che spesso rendono la vita più complicata, senza contare che effettivamente sembra diventare sempre più un problema se si fa attenzione al lato sindacale, no? E questo è sicuramente un messaggio profondamente sbagliato, anche perché è contro la nostra Costituzione. Allora, le volevo chiedere a che punto è l'applicazione della direttiva europea sui riders. Le volevo chiedere se con l'applicazione di questa direttiva cambierà qualcosa, o se casi di questo genere continueremo a vederne. Purtroppo l'Italia, siamo ancora lontani, diciamo, dalla presa d'atto della direttiva europea e nel nostro paese. Mi auguro che su questo si intervenga presto, ed è anche il motivo per cui peraltro ci sono delle urgenze legate anche al maltempo nel nostro paese e che ci hanno visto anche di recente in maniera molto drammatica, no? Pensate alle immagini di quel rider a Bologna sotto la pioggia che doveva consegnare in teoria del cibo a qualcun altro. Ecco, quella storia scritta da Paolo Griseri nel suo ultimo pezzo, purtroppo a causa della sua prematura scomparsa, devo dire, non solo secondo me ci deve insegnare qualcosa, ma ci dice anche che uno, c'è un'urgenza di ratifica di quella direttiva; due, nel frattempo l'Italia deve fare qualcosa, perché le condizioni climatiche, come vediamo anche in questo momento a Catania, diciamo, stanno veramente frammentando tutta l'Italia, e tra il caldo e le piogge pesanti rischiano di compromettere la vita di lavoratori e lavoratrici che, come è noto, come i rider e come spesso i fattorini nella logistica, non hanno magari una contrattazione adeguata, e questo ovviamente gli espone in maniera più forte al precariato e anche a una condizione, vorrei dire, vicino allo sfruttamento, no? E alla paura di perdere il lavoro senza avere appunto nessuna garanzia, nessun diritto in cambio. Ecco, anche per questo, proprio in quel pezzo che scriveva Griseri, dove tra l'altro giustamente diceva, oltre alla foto dei rider, manca la foto di chi ha fatto quella richiesta, c'è un tema di consapevolezza, sicurezza che va ripreso da ciascuno di noi, e naturalmente in modo più forte da parte delle aziende, perché dietro le app, ricordiamolo, ci sono le aziende, per cui così come previsto dalla direttiva
europea sui lavoratori delle piattaforme, anche quella deve essere, e anzi un regolamento deve essere ratificato dall'Italia. C'è questo punto che le segnalo perché nella legge di bilancio, appunto, in nome di Paolo Griseri e di quel suo ultimo articolo, ho pensato di depositare un emendamento che tenga conto delle situazioni climatiche complesse, quindi e che fornisca in quelle occasioni non solo la richiesta di stop alle consegne per i fattorini e i rider, ma che appunto lo faccia con un fondo prestabilito, e quindi se si è lavoratori dipendenti, un po' come avviene nell'edilizia, se un lavoratore dipendente scatta la CIG, quindi la cassa integrazione, se invece si è, come spesso accade per questi lavoratori delle piattaforme, si è parasubordinati, quindi si è o a partita IVA o un co-co-co, insomma si versa la gestione separata, ci sia un fondo appunto dedicato all'INPS in cui si riesca almeno a coprire quella giornata persa di lavoro. Naturalmente abbiamo fatto dei costi mediani, lo chiediamo al governo in via sperimentale con un contributo di 5 milioni di euro, quindi credo che possa essere una cifra sostenibile su cui mi auguro che tutto il Parlamento possa lavorare, perché non basta indignarsi di fronte ai casi di sfruttamento piuttosto che di morte di lavoratori, piuttosto che di gravi difficoltà, bisogna provare ad agire con delle norme che non siano burocratiche ma che siano fattive, che mettano in sicurezza appunto i lavoratori e lavoratrici di questo paese. Senta, le chiedo due ultime cose, onorevole Gribaudo. Allora, il fatto che questo ragazzo licenziato da Amazon, Walter, fosse un sindacalista, allora non ci sono norme di salvaguardia almeno per i sindacalisti che svolgono questo ruolo in queste tra i rider? Altra cosa, per il caso che ricordava lei del ragazzo che aveva lavorato con il maltempo, il fatto che nessuno gli avesse dato una mancia, gli abbia dato una mancia, come l'ha trovato? Sì, anche questo disumano, ma è tutto disumano in questa vicenda, se mi posso permettere, che non esista il buon senso di capire che di fronte a un'allerta rossa e una pioggia scrosciante si debbano ordinare, diciamo, dei panini a casa, lo trovo francamente vergognoso e non giustificabile. Uno, se non, come dire, non mette in condizione di pericolo le vite degli altri, giustamente non mette la propria, non vedo perché dobbiamo mettere le altre in pericolo, soprattutto, insomma, vabbè, quindi su questo, insomma, credo di averle risposto ampiamente. Sull'altro fronte, in teoria sicuramente bisognerebbe, cioè, diciamo così, ci sono, dovrebbero essere tutelati i diritti sindacali, a maggior ragione si svolge una funzione di rappresentante, però tuttavia dalle informazioni che ho raccolto appunto sugli organi di stampa, bisogna capire meglio questa situazione. Naturalmente non posso che esprimere solidarietà, va capito fino in fondo perché, diciamo così, è stato molto strumentalizzato il suo ruolo, almeno così pare leggendo i giornali, abbiamo assistito a più richiami, e quindi naturalmente c'è anche questo elemento che va tenuto in considerazione, per cui ci sarebbero delle norme a tutela. Dall'altra parte credo proprio che ci sia, come provavo a dirlo all'inizio, una tendenza a considerare ormai quasi, no, e su questo mi pare che copiamo male, ecco, alcuni modelli di turbocapitalismo in cui se fai il sindacalista e fai quindi una rappresentanza dei lavoratori sei visto male a prescindere, quindi ti creo tutte le condizioni per. Ecco, non vorrei che fossimo esattamente in questo caso, questo naturalmente verrà accertato perché ho letto che il lavoratore giustamente ha impugnato il provvedimento, vediamo come andrà avanti, per ora naturalmente a leggere gli organi di stampa non si può che essere, uno, solidale con il lavoratore, e due, come dire, interrogarsi se allora evidentemente bisogna ripensare anche alle norme previste a partire dallo statuto dei lavoratori in avanti e sul diritto delle rappresentanze sindacali eccetera, se questo elemento non debba essere in qualche modo forse riaggiornato anche rispetto a questi colossi di multinazionali che arrivano nel nostro paese e che appunto si comportano in questo modo anche grazie, voglio sottolinearlo, alla catena dei subappalti che in alcuni casi, come dimostrano sul caso, diciamo così, in generale degli infortuni che aumentano nei casi di subappalti, anche in questo caso evidentemente dimostra che si costruisce un tessuto economico che, ecco, che non sempre è così sano, e
quindi c'è anche questo ragionamento che va fatto, non perché l'appalto sia il male assoluto in sé, ma evidentemente ci sono delle formule di controllo che devono essere pensate, ripensate, attualizzate in modo più efficace. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato le sue valutazioni su questo e altri casi che riguardano i riders. Ringrazio l'onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico, presidente della Commissione sugli infortuni sul lavoro. Grazie onorevole.